Dopo 25 anni, perché la provincia di Rovigo crede ancora in Traville Giardini? La provincia di Rovigo ci crede perché in questi 25 anni questo percorso ha dimostrato tutto il suo valore, e il suo valore secondo me va letto innanzitutto nella qualità, la qualità della proposta artistica, culturale, ma anche nella qualità che riusciamo a mostrare, che c'è nei nostri giardini, nelle nostre ville, nelle nostre piazze. Quindi credo che questo sia il vero valore, con il valore aggiunto appunto delle nostre bellezze, delle nostre peculiarità. Traville Giardini, un festival di successo anno dopo anno. Quali sono gli obiettivi che muovono la provincia per questo festival? Gli obiettivi sono quelli di portare la cultura e la bellezza in ogni angolo del nostro Polesine. Infatti le location che sono state scelte sono appunto il meglio che abbiamo in questo nostro Polesine, e quindi coniugare le arti, quindi la musica, la danza, il teatro in questi luoghi bellissimi è un veicolo straordinario di promozione appunto per il nostro Polesine. Noi siamo molto contenti quest'anno perché, essendo il 25esimo anniversario, siamo riusciti ad accontentare ancora più comuni, infatti passiamo da 15 a 17 spettacoli, non abbiamo detto di no a nessuno, e per questo dobbiamo ringraziare ovviamente la Regione Veneto e la Fondazione Cariparo che ci finanzia questa bellissima manifestazione. Io diciamo sono il trait d'union tra la direzione artistica e gli amministratori, perché sono gli amministratori, ossia i comuni, che partecipano e che hanno anche il polso della situazione e sanno anche quali spettacoli possono piacere ai loro cittadini, al di là del fatto che questa è una manifestazione che è conosciuta proprio al di là del confine provinciale. Di questi, ecco, ogni anno siamo sempre più contenti. Traville Giardini, un festival rinomato, e ormai i nomi sono davvero importanti. Questa sera infatti si inizia con Michele Bravi in una cornice bellissima che sono i Giardini delle Due Torri. Ecco, perché questa scelta, insomma, e comunque testimonia anche questa crescita che c'è stata del festival? Innanzitutto quest'anno sono 25 anni di Traville Giardini, quindi direi una tappa molto importante. Iniziamo qua, ritorniamo nel cuore di Rovigo, ed è interessante il fatto che sia un concerto piano voce ad aprire, quello di Michele Bravi, e un altro concerto piano voce a chiudere in Villa Badoera, quello di Dolce Nera. Quindi un po' il cerchio si chiude in qualche modo in due luoghi che sono un po' l'emblema anche del nostro territorio: la parte medievale di Rovigo, qui al Castello delle Due Torri, e poi la parte invece quella architettonica del Palladio, patrimonio UNESCO, a Fratta Polesine. Questa sera abbiamo il piacere di avere ospite un grande artista, un cantautore che si è in qualche modo affermato nella scena musicale italiana, nonostante la giovane età, e quindi sarà anche un modo molto interessante, perché se vedete anche la vicinanza al pubblico, il palcoscenico raccolto, insomma penso che sia un po' lo stile anche di Traville Giardini, quello di creare appunto un'atmosfera unica.